Chiusura di settimana in calo per le piazze finanziarie europee, penalizzate dal nuovo affondo del presidente americano Donald Trump, che minaccia dazi fino a 500 miliardi alla Cina. Francoforte è la peggiore tra le borse del vecchio continente e termina con una flessione dello 0,98%. In rosso anche Milano, con il FTSE MIB che lascia sul terreno lo 0,41% e l'Allshare che cede lo 0,4%. A Parigi il CAC 40 perde lo 0,35%. Sotto la parità la piazza di Londra con il FTSE 100 che cede lo 0,07%. Sono i titoli del comparto industriale a zavorrare il listino principale con Buzzi Unicem che lascia sul terreno il 3,57%, Ferrari il 2,4%, FCA il 2,31% e Leonardo il 2,1%. In rialzo lo spread in chiusura a 22 punti base.